attualmente un incubo dal quale, nonostante i fatti siano chiari, siano stati portati in continuazione anche nei tribunali, nelle procure, nulla allo stato è cambiato. Anzi, le misure stanno aumentando. In nessun altro paese è così. Quello che mi preoccupa tantissimo sono, per esempio, proprio i bambini. Noi abbiamo ormai tantissime famiglie, situazioni di genitori separati, dove i bambini, una volta di più, vengono utilizzati, strumentalizzati, adesso nel modo più crudele. Abbiamo tante di quelle liti che riguardano il trattamento con queste sostanze sperimentali dei minorenni. È una cosa che veramente mi stringe il cuore. Io vengo contattata da tanti genitori che chiedono aiuto, che chiedono appunto che qualcuno aiuti i propri figli a che non rimangano trattati con sostanze sperimentali. E questo è un tema molto molto importante. Io spero che i magistrati Certo. si rendano conto che non possono decidere di far trattare dei bambini con delle sostanze sperimentali, è impossibile. E quando sento di decisioni continue invece di tribunali che acconsentono su richiesta di genitori separati questo trattamento, rimango incredula. Io non so se questi giudici si rendono conto della responsabilità che loro stessi si assumono per quei bambini, perché se a questi minorenni dovesse succedere qualcosa, è anche responsabilità del rispettivo giudice, perché si tratta di una sostanza sperimentale che sappiamo che porta a morti e ad altri danni irreversibili, e nessuno si può assumere la responsabilità di disporre un trattamento di questo genere. Noi dobbiamo capire dove sono i centri del potere che effettivamente dobbiamo cercare di tenere sotto controllo, anzi allo Stato combattere. Noi sappiamo che abbiamo un governo, un Parlamento che nella maggioranza evidentemente non rispetta più i diritti umani, però dobbiamo avere ben presente che il destino non soltanto degli italiani, ma della popolazione a livello mondiale e soprattutto della popolazione europea viene deciso ormai nell'ambito dell'OMS e nell'ambito della Comunità Europea, a livello della Commissione Europea. E pertanto, se non riusciamo a far fallire, a far abolire questo strumento di controllo digitale, il Green Pass, entro breve, fino all'autunno, rimarremo catturati da un sistema di controllo dal quale non usciremo più. O riusciamo nei prossimi mesi ad uscire da questa assurdità, da questo sistema di controllo cinese, altrimenti avremo un destino di cittadini non più liberi, di cittadini che perderanno ogni qualsiasi privacy, e questo alla faccia di una normativa che sappiamo, soprattutto in Italia, dove
dove la normativa sulla privacy ha creato montagne di carte. Quante volte avete dovuto firmare, dare consenso, non consenso al trattamento dei vostri dati? Tutto show, tutta una farsa. Non c'è più privacy se noi non lottiamo affinché si abolisca questa cosa del Green Pass. Questo deve essere chiaro a tutti. Sapere che a livello dell'OMS e a livello della Commissione europea stanno lavorando su piani di cosiddetta prevenzione sanitaria, che significano continui trattamenti con sostanze sperimentali che già dal dicembre 2020 ormai abbiamo. Questo è il destino soprattutto dei cittadini a livello comunitario, se non fermiamo persone come la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen e altri. Lo dovete sapere, io sono sempre stata una europeista, io vivo in una zona di confine, lo sentite anche, io sono di madrelingua tedesca, ho un accento anche abbastanza forte, io ho sempre vissuto in una mentalità aperta, a me piace vivere diverse culture, a me manca per esempio di poter vivere il teatro di lingua italiana, di lingua tedesca, che io ho sempre odorato in Alto Adige. Però devo constatare ormai in questi due ultimi anni che la comunità europea, l'Unione Europea, non è l'Europa che noi popoli europei appunto ci meritiamo, e questo è il grande problema. Questa organizzazione deve fare i nostri interessi e non gli interessi di quei gruppi che tra l'altro spesso non sappiamo neanche chi effettivamente si nasconde dietro. Basta pensare che la Presidente della Commissione Europea ordina miliardi di dosi di queste sostanze sperimentali con semplici SMS e WhatsApp, che poi nessuno può andare a vedere per sapere a quali condizioni. Siamo giunti in una situazione assurda, e invece noi cittadini italiani dobbiamo fare tutto alla perfezione. Se non teniamo registri per la privacy, per l'antiriciclaggio, dobbiamo essere trasparenti in modo assoluto. Invece loro, che sono quelli che dovrebbero dare l'esempio e che hanno grande responsabilità per il destino di noi tutti, si comportano in questo modo. Noi effettivamente dobbiamo dire stop, così non possiamo andare più avanti. È assolutamente inaccettabile. E questo io lo dico proprio da avvocato che lavoro tanto nel diritto comunitario. A me il diritto comunitario era sempre molto simpatico. Ci credevo nella Carta dei diritti fondamentali, delle libertà fondamentali. Vedo che però non viene vissuta. E quello che è molto importante è che si sveglia il mondo dell'economia. Fino a quando la maggioranza degli imprenditori pensa che obbedendo ad un regime possano sopravvivere, stare meglio, allora non hanno capito che cosa sta succedendo. È proprio il contrario che devono fare.
l'abbiamo visto adesso, purtroppo, con questo obbligo di trattamento con queste sostanze sperimentali per gli over 50, che la maggioranza dei datori di lavoro si fa ridurre a strumento ad esecutori di un ordine autoritario, incostituzionale, e così invece non dovrebbe essere. Io ho cercato di sensibilizzare i datori di lavoro. Io sono una consulente di imprese e purtroppo ci vorrebbero altri colleghi che lo facessero, perché il miglior consulente è quello che avverte in tempo della responsabilità che qualcuno incorre. Un datore di lavoro è responsabile, secondo il codice civile, dell'integrità fisica e psichica dei propri dipendenti. Se io, da datore di lavoro, eseguo un ordine evidentemente disumano, incostituzionale, e mando a casa senza retribuzione i miei dipendenti solo perché legittimamente rifiutano di farsi trattare con queste sostanze, mi rendo corresponsabile della miseria in cui devono vivere poi queste persone, e mi rendo corresponsabile di eventuali danni che queste persone, se costretti a farsi fare l'inoculazione, poi subiscono dei danni. Questo bisogna dirlo ai datori di lavoro, bisogna che si rendano conto, e anche loro devono dire stop, non abbiamo più voglia, non vogliamo farci ridurre ad esecutori di ordini disumani. E questo è il punto, il mondo dell'economia deve alzarsi e abbiamo bisogno degli imprenditori che hanno coraggio, che lo facciano. Ci sono gli imprenditori, lo so, che non sono d'accordo, anzi, probabilmente è la maggioranza che non è d'accordo con queste misure. Però ora siamo giunti ad un punto che devono alzare la voce, che devono anche loro associarsi e dire basta, perché soltanto tutti noi insieme riusciamo a finire questo incubo. E con l'auspicio che i magistrati che si svegliano, che si rendono conto che non possono andare avanti così. Io non so come possono pensare di poter continuare anche nel loro ruolo dopo che una volta tutto sarà accertato, se non intervengono finalmente, e ripeto, in primis per i nostri bambini, però per tutta la popolazione. Qua stiamo parlando di una questione di vita e di salute. Dunque chiedo a tutti, a datori di lavoro, ai dipendenti che già coraggiosamente lottano, perché evidentemente loro sono nella situazione più debole, ai funzionari nelle pubbliche amministrazioni, A tutti, spiegatelo anche ai vostri bambini, perché è anche una questione di educazione della generazione futura. Che cosa imparano i nostri bambini se vedono che gli adulti eseguono degli ordini assurdi? Come spieghiamo ai nostri bambini che certe persone non possono entrare in locali, che non possono accedere all'autobus? Allora, qua bisogna che noi facciamo venire fuori l'aspetto umano, dobbiamo creare un nuovo umanesimo. E con questo io vi saluto e speriamo che il popolo si svegli. Grazie Renato, grazie.